centenario della nascita di Silvio, inizia qui a Roma un lungo itinerario che prevede la celebrazione in ogni luogo dove Silvio Spaventa ha operato da rivoluzionario, da intellettuale, da statista. La nostra intenzione è quella di onorare la sua memoria e provocare analisi e diffusione sul suo cospicuo lascito morale e politico prezioso anche per la realtà odierna, per quella futura italiana, per quella futura europea. Spaventa ha tanto contribuito, come sapete, al Risorgimento e dunque alla costruzione della nostra nazione, conducendola nel novero delle nazioni civili e democratiche. Quindi saremo a Napoli, in collaborazione con il valoroso Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, per ricordarlo come direttore del giornale Il Nazionale, e per ricordarlo come cospiratore, animatore della rivoluzione liberale, come deputato poi nella brevissima vita che ebbe presso il Parlamento Costituzionale del Regno delle Due Sicilie, che in disgrazia del re Spergiuro poi fu chiuso in breve tempo, e poi nel ruolo rilevante che ebbe nel passaggio del testimone dalla dittatura di Garibaldi nel sud Italia al costituendo Regno d'Italia. Poi saremo a Ventotene, in raccordo con le attività culturali promosse dal commissario del governo nell'ambito della ricostruzione dell'ex carcere di Santo Stefano, luogo sacro di sofferenza e pensiero di democratici di diverse generazioni votate al Risorgimento, all'Italia antifascista e democratica, alla costruzione dell'Europa federale. Quel carcere che lo vide per 6 anni recluso con i suoi compagni e che lo forgiò ancora più come pensatore e combattente in prima fila nell'impegno della causa nazionale, ancora è un importante esempio, è un importante punto di riferimento culturale, politico, morale per gli italiani e per gli europei. Poi saremo a Bergamo e nelle città capoluogo abruzzesi, in collaborazione con il comune Orobico e le università abruzzesi che lo videro in Parlamento questi territori, loro rappresentante in fasi diverse del suo lungo impegno politico. Poi saremo di nuovo a Roma, presso il Consiglio di Stato da lui stesso ideato e avviato. Il Consiglio di Stato è una delle opere che più hanno rispecchiato la sua concezione dello Stato quale presidio di garanzia per i cittadini rispetto ai possibili eccessi di parzialità del potere politico. E infine saremo nel luogo che gli diede i natali, Bomba, un borgo ai piedi della Maiella che egli ricordò nella sua esistenza come esempio di umiltà per i cittadini, per le persone che vi vivevano e di fierezza. E questo gli ricordò sempre il potenziale di disparità che spesso non si colma e delle scarse opportunità dei cittadini della campagna rispetto a quelle della città. Di qui la sua radicale battaglia per la nazionalizzazione delle ferrovie che all'epoca, gestite da privati, sviluppavano le reti ferrate solo nelle tratte più remunerative dei grandi agglomerati urbani e non solo, e non nelle campagne e nei territori montuosi. Dunque, iniziamo qui al Senato della Repubblica nel ricordarlo come rivoluzionario, liberale e insigne intellettuale europeo, e ringrazio voi tutti per essere presenti e ringrazio il senatore Luciano D'Alfonso per averci aiutato ad essere qui e per essere sempre attento e sostenitore instancabile della necessità di promuovere la cultura spaventiana. Ringrazio il magnifico rettore della LUMS, Francesco Bonini, il prorettore dell'Università d'Annunzio, il professore Enzo Fimiani
e siamo molto grati al giudice costituzionale Filippo Patroni Griffi, già Presidente del Consiglio dello Stato, per la disponibilità a presiedere il Comitato del Bicentenario. Siamo grati altresì alla Presidenza del Consiglio, al Parlamento Europeo per averci concesso il patrocinio, come al Ministero della Cultura, alla Regione Lazio e alla Regione Abruzzo e al Comune di Bomba per il loro sostegno prezioso per la diffusione della cultura spaventiana. Grazie, e ora diamo la parola al Vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Teodori, che prende subito la parola per il saluto che noi apprezziamo tantissimo. Grazie, io voglio innanzitutto ringraziare lei per questa iniziativa insieme al senatore D'Alfonso per aver organizzato questi incontri per ricordare la figura di Silvio Spaventa nel bicentenario della nascita. E lo ha appena ricordato, una figura centrale nella storia del nostro paese, nel risorgimento italiano, e a distanza di 200 anni dalla nascita io credo che va ricordata l'attualità e va ricordato l'attualità del pensiero e dell'azione di Silvio Spaventa, che si è sempre battuto, oltre che per l'unità nazionale, per uno Stato che mettesse al centro gli interessi dei cittadini. Quindi due temi, unità e Stato sociale, che mai come oggi sono assolutamente attuali. Io due pilastri del pensiero e dell'azione di Spaventa che devono essere due pilastri che noi recuperiamo nell'azione politico-amministrativa che portiamo avanti nel post-pandemia, con la necessità di ricostruire un paese segnato dalla pandemia, che sarà ulteriormente segnato da un periodo bellico inaspettato per tutti nel cuore dell'Europa, e con uno Stato sociale da ricostruire, da garantire, che è stato peraltro messo a dura prova dalla pandemia, perché tutti noi ricordiamo 2 anni fa di questo periodo quanto la tenuta sociale del sistema paese fosse a rischio e quanto era la tensione sociale, con scene che non dimentichiamo nessuno di noi e abbiamo ben davanti agli occhi rispetto al periodo difficilissimo del lockdown e come alcune famiglie avevano difficoltà davvero a garantire il sostentamento dei propri figli e delle famiglie stesse. Quindi io credo la pandemia e la crisi che ne è derivata, la guerra e le tensioni internazionali che stiamo vivendo, ci stanno insegnando e ci hanno ulteriormente rafforzato la convinzione che non ci può essere vera pace senza una tenuta sociale vera, come era nelle idee di Silvio Spaventa. E quindi da questo punto di vista io ritengo che mai come adesso il pensiero di Spaventa sia attuale e sia da prendere ad insegnamento, anche su una convinzione che non bisognava lasciare indietro nessun territorio. Lo chiudo, faccio questo accenno e poi chiudo per lasciare ad altri la possibilità di intervenire. Quando lei ha ricordato la battaglia per il sistema del trasporto su ferro, che raggiungesse anche le più piccole e che fosse disponibile anche per le più piccole zone e più disagiate e meno popolose, nell'utilizzo dei fondi del PNRR è una linea guida e di condotta che noi non possiamo non tenere in considerazione. E lo dico anche, spero che ci siano amministratori locali che da questo punto di vista possano trarre insegnamento da quell'esperienza, guardare all'utilizzo delle risorse del PNRR guardando all'unità dei nostri territori, perché soltanto così noi riusciremo a costruire un paese in grado di competere a livello internazionale e recuperare quella
competitività che probabilmente negli ultimi decenni un pochino abbiamo perso. E quindi partire da queste considerazioni rispetto a Silvio Spaventa ci può dare la direzione su come utilizzare risorse straordinarie, importantissime e uniche del PNRR, con l'obiettivo di non occuparci soltanto delle, come dire, dei territori, dei luoghi che possono darci tanta visibilità, ma dobbiamo lavorare per non lasciare indietro nessun territorio del nostro paese e recuperare anche l'ultimo centimetro di un paese che deve marciare unito per crescere di più. Io vi ringrazio di nuovo per questa attività che state facendo, so che andrete anche un altro luogo simbolo del nostro, della nostra regione, che è l'isola di Ventotene e l'isola di Santo Stefano, che tanto hanno segnato la, diciamo, la storia di questo paese dai primi dell'Ottocento a seguire, fino almeno alla metà del secolo scorso. E quindi anche quel impegno, quell'iniziativa che farete su quella, diciamo, su quell'isola simbolo dell'Europa, che deve essere unita, come dicevano i nostri padri fondatori e estensori del manifesto dell'Europa, noi abbiamo e avremo sicuramente attenzione per quella iniziativa, perché crediamo sia una iniziativa che qualifica questo ricordo di Silvio Spaventa a 200 anni dalla nascita. Grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie al dottor Leodori, ancora grazie alla istituzione che lui copresiede per l'attenzione verso la fondazione, lo ringraziamo davvero. Diamo la parola all'onorevole europea Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento europeo, che si collega attraverso una clip, insomma. Illustre presidente della fondazione, professori e membri del Comitato Nazionale per le Celebrazioni, carissimo senatore D'Alfonso, signore e signori, è davvero un piacere essere con voi quest'oggi in questo evento che rappresenta un punto alto e importante di riflessione e di memoria, ed è un evento che idealmente unisce due figure che sembrano apparentemente lontane, ma che sono vicine nel loro sentire, come è vicino e comune il destino appunto della nostra comunità, David Sassoli e Silvio Spaventa, che sono assolutamente diversi per epoche, forse anche per strutture politiche, ma hanno rappresentato appunto in epoche diverse la vera matrice di una cultura integrale europea, quella che unisce cioè cultura, politica e idealità. Anche per questo il mio saluto ai vostri lavori non è, ve lo garantisco, un'incombenza formale, ma è l'occasione per una riflessione sulle connessioni tra passato e presente, tra Mezzogiorno ed Europa. Proprio perché Silvio Spaventa è da Napoli che prende le mosse, è da Napoli che parte e riparte lungo un itinerario culturale e politico arduo, importante, che lo portò al confronto di pratiche, esperienze e nozioni dei più avanzati paesi dell'Europa contemporanea, Germania, Francia, Inghilterra, Belgio. Silvio Spaventa si nutrì degli apporti e delle influenze che a lui venivano dalla cultura napoletana, erano opportunità che scaturivano dall'esercizio di operatore della cultura, ma anche di attore della politica. Alla sua formazione certamente un contributo decisivo dovette recare anche la sua presenza al carcere di Santo Stefano, dove assieme ad un altro illustre detenuto, Luigi Settembrini, non si ritrasse dallo studio e dalla meditazione come antidoto alla prospettiva dell'abbrutimento spirituale ed intellettuale. E quei 7 anni di detenzione furono certamente occasione per lui per apprendere e approfondire addirittura le lingue straniere, l'inglese, il tedesco, il francese, finanche il greco,
ma prima di tutto lo studio della filosofia, del diritto pubblico, delle consuetudini, di prassi e teorie amministrative dei più moderni e avanzati stati europei, che erano costantemente presi a modello. Sono conoscenze che negli anni a venire si sarebbero rivelate di insostituibile efficacia sul piano delle concrete applicazioni. Si tratta certamente di una personalità di straordinario livello nel panorama politico-istituzionale del suo tempo e non solo, e questa è ormai, come dire, definizione acquisita e consolidata, tutte le testimonianze lo confermano. Era incrollabile nei suoi convincimenti e di una rigidezza che a volte sfiorava l'orgoglio, dice di lui ammirato Benedetto Croce. E di rincalzo sua figlia Elena non era uomo di facile impiego politico e la sua autorità si affermò indipendentemente dalle cariche da lui ricoperte che furono scarse e inadeguate. Negli ultimi anni si guardava a lui come all'uomo più intelligente della classe politica italiana e si ergeva come colosso nel volgare empirismo dell'epoca. Silvio Spaventa fu il vero teorico dello Stato liberale in Italia, come lo giudicò Paolo Alatri nel 1949, ma l'interesse storiografico per il patriota abruzzese è molto antico e arriva appunto a Benedetto Croce, che ho già citato, con una affettuosa e amorevole tempestività. Già nell'ultimo scorcio dell'Ottocento tenne appunto a saldare un debito di gratitudine verso lo zio Silvio Spaventa, che aveva accolto in casa sua a Roma, ed il fratello, che erano rimasti appunto orfani a seguito del terremoto di Casamicciola nel 1883. Un ulteriore tributo di riconoscenza affiora dal libro di Elena Croce, Silvio Spaventa, nel 1969. A Spaventa dobbiamo il primato della consapevolezza che un paese fragile come l'Italia, dilaniato da problemi atavici, da ritardi atavici, disomogeneo, estenuato da tensioni davvero incessanti, anche municipalistiche, e da pulsioni evasive, non avesse altra risorsa che la garanzia dello Stato di diritto, la più grande istituzione etica che gli uomini abbiano fondato, cito le sue parole, quando viviamo in un'epoca dove tutto si distrugge, poco o niente si edifica, la fede nella patria, la fede della solidarietà, la fede in qualcosa che non sia solamente il nostro miserabile egoismo. Questa fede io la credo necessaria per salutare il mio paese, e difatti la visione non è né univoca né esclusiva, è invece aperta, compatibile ed esposta al confronto intelligente ed equilibrato. E anche per questo motivo ideale fu precursore della lotta a viso aperto contro la camorra napoletana, che si era insinuata negli ambiti più rispettabili delle istituzioni della società civile. La guerra senza indulgenza contro il brigantaggio che minava alle fondamenta la tenuta del giovane Stato unitario. E non ultima, l'avversione netta alla nuova e dilagante pratica del trasformismo, ostacolo insormontabile ad un sano e corretto avvicendamento parlamentare, che egli avvertiva come un presupposto inalienabile di uno Stato di diritto e di un moderno sistema costituzionale. Sono tanti, è evidente, i motivi per considerare Silvio Spaventa non solo un politico di altissimo rango ed un intellettuale versatile, ma quello che in conclusione, in questo mio saluto, preme sottolineare è il coraggio e l'innovazione della sua prassi politica e culturale. Perché se le istituzioni perdono la loro capacità di immaginare, di creare, di sostenere e di costruire il cambiamento, diventano parte dei problemi che vogliono risolvere ed affrontare. E l'irrequieto riformismo di Spaventa, la sua vocazione liberale in un tempo davvero difficilissimo, sono la dimostrazione che le aspirazioni altissime possono trovare un campo di applicazione istituzionale che abbiamo ancora oggi il dovere di percorrere.
La sorte del pensiero di Silvio Spaventa dopo decenni resta esattamente sempre la stessa, e cioè quella di indicarci una strada nuova per la vita delle nostre istituzioni. Quello che da Napoli, passando per Roma, arrivando a Ventotene e poi a Bruxelles, una generazione di pensatori e politici, ieri come oggi, aveva intuito e cerca di attuare sulla scorta appunto di quel pensiero. Un'eredità enorme che oggi ricordiamo con piacere e con devozione. Io vi ringrazio ancora per il vostro lavoro e vi auguro davvero buona giornata. Grazie all'onorevole Picerno. Ora la parola al Presidente del Comitato Nazionale, giudice Patroni Griffi, che lo ringraziamo ancora per la sua attenzione alla Fondazione e la sua disponibilità a presiedere il Comitato Nazionale. Grazie. Buongiorno, sono io che ringrazio in primo luogo la Fondazione per avermi proposto come Presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni di Spaventa, e ringrazio ovviamente anche i promotori di questo primo incontro, che è particolarmente significativo, in particolare il senatore D'Alfonso, che in pratica si è fatto promotore dell'ospitalità del Senato, che è un luogo particolarmente significativo, e poi questa sala lo è anche più nell'ambito del Senato. E il mio vuole essere un saluto proprio nella qualità di Presidente del Comitato Nazionale e di ringraziamento per tutti coloro che hanno dato la loro disponibilità a contribuire a queste celebrazioni, che, come ricordava il Presidente Bonanni, sono celebrazioni che da cui emerge essenzialmente un carattere di Silvio Spaventa, la poliedricità del personaggio e la sua importanza nella storia dell'Italia Unita, dell'Europa e naturalmente, come dirò prima perché mi tocca particolarmente, della giustizia, del sistema italiano di giustizia amministrativa. Poliedricità, come si vede dai luoghi che verranno toccati da queste celebrazioni, ce ne ricordava il Presidente Bonanni, ma anche dai temi suscitati che hanno richiesto l'apporto di personalità e con formazione completamente diversa, storica, filosofica, giuridica, politologica. Spaventa sicuramente risente, o quantomeno, come dire, c'è un qualcosa che accomuna gli Spaventa, che sono ricordati anche dall'onorevole Picerno, con la famiglia Croce. C'è un legame di parentela, sono entrambi nati in Abruzzo, entrambi si sono formati a Napoli. E sicuramente c'è questo affetto della famiglia Croce nei confronti degli Spaventa. Personalità poliedrica sicuramente importante nel panorama filosofico della fine dell'Ottocento, forse più Bertrando che Silvio da questo punto di vista, che fa parte del cosiddetto gruppo degli hegeliani napoletani a Torino. Ma soprattutto, come è stato sottolineato, l'importanza di Silvio Spaventa, uomo di cultura che sa applicare la cultura alla politica e che porta nella politica l'etica che gli deriva dall'essere uomo di pensiero e di cultura. Questo avviene nella formazione dello Stato unitario, ma soprattutto nella formazione dello Stato di diritto nel nostro paese, che sa ereditare dal passato l'assetto, come dire, istituzionale. Il nostro nasce come uno Stato amministrativo, uno Stato a diritto amministrativo, ma che coglie subito la necessità di far evolvere quello Stato amministrativo che, non dimentichiamoci, nasce come Stato assoluto, in cui il sovrano non riconosce altri al di sopra di sé, e che evolve necessariamente nella logica liberale dell'epoca, nello Stato di diritto amministrativo. E è stato ricordato già che lui partecipava di una cultura europea, era una cultura nel periodo di formazione degli Stati nazionali, in qualche modo era una cultura nazionale, ma molto diversa dalla cultura nazionalista che si svilupperà dopo nella prima metà del Novecento, non solo in Italia, in Europa.
per un motivo molto semplice. In quel momento il nazionalismo serviva a formare gli stati ed era, e tutti gli stati, tutti i nazionalisti, tra virgolette, erano tra loro collegati dai valori della democrazia, del liberalismo prima e poi della democrazia. Naturalmente l'evoluzione del nazionalismo degli inizi del Novecento è completamente diversa e prende una via che certo non apparteneva alla cultura nazionale di questi personaggi, non solo italiani. Dicevo però che è importante, naturalmente direi proprio come ricordava il Presidente Bonanni, è il creatore del sistema italiano di giustizia amministrativa. Noi sappiamo che nel 1865 con la Costituzione dello Stato Unitario l'Italia abbandona il sistema del contenzioso amministrativo che era presente pressoché in tutti gli stati preunitari e sposa un modello che all'epoca aveva come riferimento, a parte l'Inghilterra e il Regno Unito, ma aveva come riferimento soprattutto la Costituzione belga del 1831, quello di una giurisdizione unica, modello peraltro che lo stesso Belgio abbandonerà nella Costituzione del secondo dopoguerra. Però quello che mi sembra più importante è ricordare il contesto in cui lui pensa alla giustizia amministrativa. È un contesto che in primo luogo lui inserisce nel dibattito culturale prima ancora che in quello politico. È noto il discorso di Minghetti, per la verità, a Napoli, all'Associazione dei Costituzionalisti del 1800, se ben ricordo, 81, comunque potrei sbagliarmi, di Minghetti a Napoli, che fu un discorso ispirato però da Silvio Spaventa. E infatti Minghetti a Napoli anticipa quello che Silvio Spaventa dirà a Bergamo nel famoso discorso sulla giustizia amministrativa. Il secondo elemento è in quale fase storica lui inserisce il discorso sulla giustizia amministrativa, quella di un rinnovato e necessario intervento pubblico nell'economia. La sua lotta contro i concessionari delle ferrovie, per intenderci, che sono stata un po' la sua lotta simbolica, in realtà porta all'affermazione della necessità nel nuovo Stato unitario che lo Stato medesimo si inserisca nell'economia e per favorire un giusto sviluppo. Un giusto sviluppo quindi che richiede l'attribuzione allo Stato di maggiori poteri, di poteri incisivi anche sulle libertà, di poteri soprattutto sulle libertà economiche, e a questo punto però lui individua anche la necessità di contrappesi a questo maggiore potere. Ed è questa proprio la logica che guiderà la creazione del Consiglio di individuazione nel Consiglio di Stato del giudice amministrativo. Lui e anche Crispi diranno a completamento del sistema di giurisdizione delineato al 1865, evidentemente invece era un sistema di rottura, di discontinuità col sistema di giurisdizione unica del 1865, ma quello che la sua intuizione caratterizzerà lo sviluppo della giustizia amministrativa in tutta la sua storia e lo caratterizza anche oggi nell'impianto costituzionale datoci dalla nostra Costituzione. Cioè un sistema che costituisca il necessario contrappeso alla necessaria attribuzione di maggiori poteri pubblici per finalità essenzialmente di distribuzione di giustizia sociale. Se quindi io do maggiori poteri allo Stato, debbo naturalmente circondare quei maggiori poteri di cautele particolari a garanzia dei diritti degli individui. Diritti degli individui all'epoca visti prevalentemente come diritti di libertà, oggi declinati anche come diritti a prestazioni amministrative, cioè i diritti sociali, evidenziati per la prima volta nel famoso manifesto di Gurvich del 1946. Silvio Spaventa, come dire, la memoria di Silvio Spaventa è visivamente presente al Consiglio di Stato. È significativo che dopo un breve periodo in cui il suo busto era stato collocato nella Galleria dei Presidenti, in realtà in maniera non esatta, perché Silvio Spaventa non è mai stato il Presidente del Consiglio di Stato, ma è stato il Presidente della Quarta Sezione e quindi è stato riportato, dove peraltro io l'avevo trovato quando ero entrato in Consiglio di Stato, è stato riportato nella Quarta Sezione, e dove, che lui invece
ebbe a presiedere, ne fu il primo presidente, e in modo tale che egli potette assicurare alla sua creatura, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, una certa qual continuità di quello che erano stati gli ideali ispiratori dell'individuazione del Consiglio di Stato, esistente già da molto nell'ordinamento preunitario, come giudice del potere pubblico. Un'intuizione che verrà poi formalizzata in realtà in maniera espressa solo nel 2004 dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza 204 che proprio definisce il giudice amministrativo come giudice del potere pubblico. Silvio Spaventa lo aveva intuito qualche anno prima. Io credo che sia molto importante questa celebrazione del bicentenario di Spaventa proprio perché ne è attuale il pensiero, ma proprio anche perché è fondamentale che noi tutti recuperiamo la memoria delle nostre radici che ormai non sono più solo nazionali ma sono europee, come Spaventa, il passaggio per Ventotene, come rilevava prima il vicepresidente della Regione Lazio, è particolarmente significativo, come Spaventa aveva intuito la necessità di saldare le radici nazionali all'inizio dello Stato unitario con le radici europee. Quindi ringrazio veramente tutti coloro che hanno contribuito, ma che contribuiranno ancor più a questi dire, quasi due anni di celebrazioni che ci avviamo a fare, un anno e qualcosa di celebrazioni che ci abbiamo a fare e naturalmente io ringrazio tutti, permettetemi di ringraziare in particolare anche i componenti del Comitato Nazionale e tutti coloro che sul piano scientifico interverranno nel corso di queste celebrazioni. Grazie, mi scuso solo che purtroppo dovrò andare perché avevo interrotto una cosa in corte e quindi potrò restare molto poco ancora. E grazie veramente a tutti e grazie al Presidente Bonanni e al Senatore D'Alfonso nuovamente. Grazie al Presidente Padroni Griffi per le sue considerazioni davvero molto profonde e molto, molto, molto importanti. Ora la parola a professor Stefano Trinchese, prorettore dell'Università d'Annunzio, che ringrazio non solo perché è qui, ma perché è stato ed è uno degli animatori appunto di questo percorso così interessante, anche lungo e impegnativo. Grazie. Sono io che ringrazio per l'onore che mi viene fatto e per questo ringrazio il Presidente del Comitato d'Onore, Filippo Patroni Griffi, e il dottor Bonanni, presidente della Fondazione Spaventa, il senatore D'Alfonso che ci dà questa opportunità. Li ringrazio per avermi dato la possibilità di coordinare un comitato scientifico che si compone dei nomi dei professori Francesco Bonini, Francesco Caccamo, Enzo Fimiani, Irene Fosi, Maria Teresa Giusti, Paola Pizzo e Marco Trotta, che hanno lavorato alla composizione di questo programma ambizioso. Un programma ambizioso che vorremmo sottrarre alla nebbia delle retoriche d'occasione celebrative e riaffidare a quella storia che abbiamo sentito aver abbandonato Spaventa per troppo tempo, perché dopo l'esempio di Croce abbiamo visto che c'è molto poco al riguardo. Comincerò citando a memoria, mi scuserete se qualche parola sfuggirà, una frase di cui poi vi dirò l'autore e che sembra una frase di questi giorni. Sono molto deluso, nella capitale è tutto un acchiappare e un rubacchiare dappertutto e forse non era per questo che ci eravamo impegnati. Sembra una frase detta da qualche contestatore del nostro tempo, invece è in una lettera di Silvio Spaventa al fratello Bertrando una volta insediatosi nella capitale. Dobbiamo riflettere sulle opportunità che Silvio Spaventa, che la figura di Silvio Spaventa ci dà, di ragionare sui molti aspetti della vicenda risorgimentale, unitaria e postunitaria. E su uno Stato che, io l'ho sentito prima, è giusto che non lasci dietro nessuno,
ma su uno Stato che ha lasciato dietro tanti durante la sua storia, che ha lasciato dietro molti, forse ha lasciato dietro la maggioranza delle persone. Ecco, Silvio Spaventa si interroga anche su questi temi e forse fa suo quel motto risorgimentale a tutti noto: ahi, non per questo si era combattuto, cioè la delusione di molti partecipanti ai moti risorgimentali, soprattutto di ispirazione democratica, di fronte ad uno Stato che sembra non rappresentare più quegli ideali. Capirete che il mio approccio è poco patriottico alla figura di Silvio Spaventa, ma vuole essere un approccio storico e non per questo non opinabile. Allora, l'idea è quella di situare, di collocare la figura di Spaventa sullo sfondo di uno scenario che non cambia mai, e cioè quello di due Italie, che è un vecchio tema anche questo, di un'Italia che vuole cambiare le cose e di un'Italia che va al potere per non cambiarle mai, di un'Italia che unisce gli italiani o cerca di unirli, magari più in un'unione che non in una unità. A me piace molto più il concetto di unione che quello di unità, i democratici parlavano di unione. È una Italia che vuole tornare durante la storia a dividere gli italiani, e questo avviene durante la vita di Silvio Spaventa e, ai noi, continua ad avvenire fino ai nostri giorni. E insieme il bisogno di patria e la necessità dell'unione, la necessità di unire gli italiani. Da dove ci derivano queste difficoltà che vogliamo cercare di mettere a fuoco attraverso una rilettura? Adesso la ripercorreremo a sprazzi e accenni, ovviamente ripercorrendo il programma che è già stato enunciato molto bene da Raffaele Bonanni. Ci deriva dall'incapacità di uno sguardo ampio sulla storia, sulla visione politica, sulla programmazione di problemi che sembrano essere sempre gli stessi: la scuola, la salute, le condizioni delle classi popolari. Sembrano questi problemi non risolversi mai. E inoltre un problema più grande che Silvio Spaventa rappresenta bene, e cioè l'assenza in realtà di una cultura democratica in Italia, non solo in quel periodo, anche durante lungo la sua storia, di una cultura che rifugge dal parlamentarismo, che è la visione liberale autentica della democrazia, e si rifugia troppo spesso durante la vita di Spaventa e anche oltre, ecco, nell'attualità, o nell'assemblearismo, nel ricorso alla piazza, o in una cultura elitaria, addirittura elitarista, la cultura delle cabine di regia che ci perseguita ancora durante la storia addirittura del Novecento e chissà forse oltre. Tutto questo deriva forse dall'elusione dei problemi essenziali e dalla soluzione adottata più volte dallo Stato unitario di rimedi parcellari che non guardino la generalità del Paese. Si ha un bel dire, il bene comune. In realtà i rimedi sono sempre parcellari o a pioggia, spesso per mascherare difficoltà e responsabilità. Il nostro programma prevede un avvio a Ventotene, è stato già menzionato, sull'internamento come fucina delle idee risorgimentali. E abbiamo chiamato a parlare Elena Bacchin di Ca' Foscari di Venezia sulla preparazione ideale del risorgimento che nasce in quell'isola. E Laura Di Fiore, che è una giovane ricercatrice della Federico II, che ci parla del quadro della polizia meridionale, degli attendibili, come li chiamavano, e di coloro che dovevano essere guardati a vista. E Gianluca Fruci, dell'Università di Pisa, sulla figura di Spaventa nell'iconografia risorgimentale. Altro appuntamento importante è nella sua bomba, nella sua di Silvio Spaventa, dove in agosto, nella ridente cornice del Paese sul Lago, Raffaele Colapietra, colonna direi storica, plurinovantenne della storiografia abruzzese, grande studioso di tutto ciò che ha partorito l'Abruzzo, aprirà lo scrigno della sua conoscenza al riguardo. E poi abbiamo l'importantissima seduta, direi quella centrale, a Roma in Consiglio di Stato, su Silvio Spaventa, la storia del Consiglio di Stato, dove abbiamo chiamato illustri specialisti. Ringrazio ancora il Presidente per Patroni Griffi per averci anche dato delle utili indicazioni al riguardo, Bernardo Sordi, Luisa Torchia, Rosanna De Nictolis, Guido Melis e lo stesso Patroni Griffi.
Altra tappa, Pietrarsa, non poteva non esserci al museo, nella cornice suggestiva del Museo Nazionale Ferroviario, dove non è facile accedere, sulla questione ferroviaria della vicenda italiana parleranno Sergio Marotta del Suor Orsola, Andrea Giuntini di Modena Reggio e Alessandro Polsi dell'Università di Pisa sull'importante problema delle infrastrutture, altro problema che ci trasciniamo dietro dai tempi. Infine, altri appuntamenti a Napoli, probabilmente presso l'Istituto Croce, con Carmine Pinto, che adesso è al Museo del Risorgimento, Riccardo Piccioni e Renata De Lorenzo, grande specialista, sui nodi strutturali dell'Italia Unita, sulla politica moderata, sul problema, abbiamo sentito prima, del trasformismo, che tuttavia non si risolve, continua anch'esso. Vedete quanti problemi continuano in realtà, non si risolvono. Parliamo di brigantaggio, non dobbiamo continuare a guardare a questi problemi come a degli ostacoli da combattere, erano dei problemi di un'Italia che protestava contro qualcosa, era l'Italia profonda, se non facciamo uscire questi problemi forse non collochiamo spaventa nella storia. E poi a Bergamo, anch'essa sua, perché per dispute interne alla politica regionale, Silvio Spaventa fa questo gesto improvviso, inatteso, di andarsene, no? si candida a Bergamo e ci parlano lì Simona Mori dell'Università di Bergamo, Roberto Pertici, altro studioso dell'Università di Bergamo, sul rapporto tra Stato e Chiesa nel pensiero di Spaventa. Questo è un altro degli aspetti da non trascurare, in un momento in cui Stato e Chiesa sembrano veramente fare implodere, no? Il rapporto Stato-Chiesa sembra far implodere lo Stato unitario dopo il 1870 e dopo il non expedit che Pio IX pronuncia, cioè gli italiani non vanno a votare, non conviene, vuol dire non expedit o non expedit come dicono i latinisti in realtà, non conviene votare per lo Stato unitario. E questo significa un ritardo spaventoso, perché nella ristretta cerchia degli elettori, che erano pochi, tanti erano cattolici però, e questi non vanno a votare, e i cattolici restano fuori dalle politiche unitarie niente meno che fino a Luigi Sturzo, gli uomini, perché le donne dovranno aspettare De Gasperi. Infine, Silvio Spaventa nella classe dirigente del Nuovo Regno, questo aspetto è affidato alle tre università abruzzesi, L'Aquila, Teramo e Chieti, che io qui rappresento anche per conto del mio rettore, con una sorta di tavola rotonda conclusiva che vorremmo organizzare, con Enzo Fimiani ne parlavamo poc'anzi, e con Francesco Bonini, che sono coloro che hanno più contribuito alla realizzazione di questo programma, dove inviteremo i migliori specialisti dell'argomento e coloro che hanno studiato. Fulvio Cammarano, per esempio, autore di una voce biografica di Spaventa, e Luigi Mascilli Migliorini, dell'Università di Napoli. Probabilmente terremo questa lezione al Teatro Marrucino di Chieti, questa è l'idea di Raffaele Bonanni. Concludo con una evocazione da un romanzo divenuto anche un film che Martone ha messo in scena, Noi credevamo, che non è solo un film, ma è un romanzo, che molti hanno visto il film, pochi hanno letto il libro, di Anna Banti, fiorentina di nascita e calabrese, che fa dire al suo antenato, a suo nonno, che aveva vissuto la stagione risorgimentale un po' come Spaventa, dalla parte dei democratici, dalla parte quantomeno di coloro che volevano rovesciare le vecchie logiche di potere assoluto, come prima ricordato, ma che vedeva nella realizzazione dello Stato unitario, un po' come Spaventa scrive al fratello, il fallimento di quell'ideale. Fa dire, naturalmente, la nipote a Domenico Lopresti, che è il nome di questo antenato, di questo nonno, che aveva vissuto la stagione garibaldina, dunque un garibaldino, che la missione rivoluzionaria era fallita. Io ho cospirato con ebbrezza, mi hanno preso, ho veduto la forca, ma la missione rivoluzionaria era fallita. L'Italia non potrà mai avere un patrimonio di memorie storiche condivise. Sembra di rileggere la storiografia italiana, che è tutta ancora divisa su questi problemi, da una parte i buoni, da una parte i cattivi, con un manicheismo veramente inconcepibile dal punto di vista della storia. E prosegue il garibaldino deluso, Domenico Lopresti. Dove sono finiti i sogni di gloria, di assistere a una nazione libera, moderna e repubblicana? Era quello il vulnus originario. L'unità d'Italia non è stata un'impresa con le fanfare, con i tamburi, dove è andato tutto facilmente bene.
Fu un'impresa complicata, lenta, difficoltosa, dove alle dominazioni straniere si sostituì una dominazione anch'essa in qualche modo estranea, quella dei Savoia, al resto della penisola, o quantomeno che non capì tutti i problemi della penisola, e dove la sostituzione di nuovi ideali unitari era avvenuta prescindendo dagli ideali che Mazzini e gli altri democratici avevano concepito e che Garibaldi aveva promesso. Allora questa è la lezione alla quale vorremmo attenerci, proprio pensando alla figura di Silvio Spaventa come un innovatore che è capace però di governare, e sono le due cose non stanno facilmente insieme, dal punto di vista della storia sempre, è lontano da quella caratteristica italiana che Pasquale Villari, Ruggero Bonghi e altri avevano declamato e che aveva fatto dire la retorica, quella retorica che ci rode le ossa. Allora, lontano da questa condizione, noi ci apprestiamo a svolgere questo quasi biennio di lavoro su Silvio Spaventa. Grazie. Grazie al professor Trincrese per le sue considerazioni avvincenti e illuminanti sulla figura di Spaventa, lo ringraziamo ancora. Ora la parola al professor Francesco Bonini, magnifico rettore della LUMSA, anche lui molto legato a quel pezzo di storia dell'Italia e naturalmente all'opera e all'esperienza spaventiana. Grazie, non credo ci sia molto da aggiungere alle importanti interventi, che alle importanti relazioni che mi hanno preceduto e a quelle ancora più autorevoli che mi seguiranno. Io volevo semplicemente, dato che il carattere di questa giornata è anche raccogliere una serie di suggestioni che poi saranno passate al vaglio del programma che ci è stato appena illustrato e che poi daranno in qualche modo vita ad un importante deposito collettivo, volevo sottolineare tre punti. Il primo punto, la storia serve. La storia serve e lo stiamo drammaticamente capendo proprio in questi giorni, in queste settimane. Non si può capire la vita delle persone, dei popoli e delle nazioni senza lavorare sulla storia. E credo che questo sia un po' la motivazione di queste celebrazioni di Spaventa, nato il 10 maggio 1822, un giorno dopo il giorno dell'Europa, quello che poi sarà il 9 maggio, festa dell'Europa. La storia serve perché bisogna capire la complessità. E il secondo punto è proprio la storia di Spaventa, una vita molto lunga, una storia molto lunga che attraversa le fasi più importanti della vita italiana ed europea di un secolo decisivo, l'Ottocento. Le vicende dell'Ucraina, della guerra, ci riportano a questo secolo, che è il secolo che fonda la contemporaneità. C'è la fase risorgimentale, Napoli è molto importante nella storia del risorgimento italiano. Nel risorgimento italiano si è verificato un ribaltamento della prospettiva. Uno Stato che non era lo Stato più importante è diventato lo Stato motore del processo di unificazione italiana. E lo Stato che era lo Stato più esteso dell'Italia si è invece ribaltato in una posizione di retroguardia. E personalità come Spaventa ci mostrano proprio, saluto quella che è stata la mia ministra, una personalità come Spaventa ci ricorda proprio questo ribaltamento, perché Spaventa è stato animatore del Parlamento napoletano e poi si è rifugiato a Napoli dopo che era stato addirittura indirizzato negli Stati Uniti in esilio. E questo ribaltamento della prospettiva Spaventa lo vive sulla sua pelle e lo vive nelle proprie opere. Quindi la prima fase risorgimentale, la seconda fase unitaria,
cioè il processo di unificazione, come è stato giustamente detto, non tanto di unità quanto di unificazione, perché questo è un processo che dura decenni e che è ancora in corso. Anche oggi in Italia siamo in una fase di unificazione, perché noi guardiamo all'Europa proprio in questa prospettiva, che è la prospettiva su cui è nata l'Italia. E infine la terza fase è quella del governo, del difficile governo dell'Italia. Quindi ci serve la storia per capire la complessità, e la vita di Spaventa è una lunga vita istituzionale, politica e culturale che ci mostra i grandi nodi ottocenteschi della contemporaneità italiana. Il terzo punto è la politica e le politiche. Sono state giustamente ricordate le politiche che Spaventa ha gestito, da segretario generale del Ministero dell'Interno italiano e prima ancora impegnato nella luogotenenza, quando ha gestito con pugno di ferro i grandi problemi dell'unificazione, da parlamentare, da ministro. Ha gestito le politiche di unificazione e ha gestito le politiche di costruzione delle infrastrutture di un paese moderno. Ed è stato anche un uomo politico. Ha gestito appunto quella che poi suo nipote ha in qualche modo monumentalizzato come la destra storica. Ed ha avuto come uomo politico delle vittorie e delle sconfitte. È stato giustamente ricordato dal professor Trinchese, da Stefano, il passaggio del 1876-77, Spaventa era un uomo difficile dal punto di vista del carattere. Un duello con Nicotera all'inizio della storia del Parlamento unitario, un duello politico. Spaventa si dimette dal Consiglio di Stato contro il ministro degli interni Nicotera e poi viene riabilitato, riammesso da un altro ministro. Perde ad Atessa le elezioni per una coalizione di tutti gli oppositori contro un'idea di modernizzazione dall'alto. Perché? Perché l'Italia si deve modernizzare tenendo conto della sua complessità. Quindi vittorie e sconfitte. Ed è molto interessante appunto l'articolazione di questa dialettica tra le politiche che richiedono un indirizzo forte e lungimirante e la politica che invece richiede una capacità di negoziazione per tenere insieme un paese così complicato come l'Italia. Concludo appunto dicendo che il programma di queste che sono delle celebrazioni riflessive, come giustamente ha detto il professor Trinchese, ci può portare a capire meglio la nostra Italia, a capirla in una prospettiva larga e a tenere insieme le contraddizioni e le complessità che caratterizzano la vita culturale, la vita sociale, la vita politica, lavorando sulle quali possiamo crescere veramente tutti insieme. E ringrazio anche lo stile del Comitato, che è uno stile inclusivo ed è uno stile che guarda veramente a tutta l'Italia, quell'Italia cui Spaventa e tutta questa classe politica e culturale hanno dato tanto, hanno dato in fin dei conti la vita stessa. Grazie quindi e buon lavoro. Grazie a te, caro professore, per la capacità di collegare appunto le strutture che già vedeva Spaventa nella società italiana, proiettate poi nel futuro ancora da medicare e da risolvere. Grazie. La parola adesso al professore Enzo Fimiani dell'Università Gabriele D'Annunzio, anch'esso appunto sta collaborando appunto alla riuscita di questo itinerario importante per la diffusione della cultura spaventiana. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti. Mi tocca l'onore e l'onere, insomma, di intervenire dopo un presidente emerito del Consiglio di Stato, un prorettore, un rettore prima del senatore, quindi insomma sono davvero onorato. È stato detto molto, se non tutto, almeno per quanto riguarda la ratio, la logica che ci ha guidati nella promozione, nell'organizzazione di questi eventi, diciamo, spaventiani. Sono state fatte riflessioni che condivido in toto.
Vorrei aggiungerne qualcun'altra, appunto, così a corredo, a completamento, se mi è consentito. Intanto una estemporanea, nel senso che mi è venuta in mente ascoltando l'amico, il rettore, il professore Francesco Bonini, sull'importanza della storia, no? Per la quale ci ricordiamo soltanto di fronte a tragedie, all'improvviso. Mi veniva in mente Mark Bloch, che è stato uno dei più grandi storici del Novecento, fucilato dai tedeschi, peraltro, perché era entrato nella resistenza francese, che insieme ai suoi colleghi ufficiali francesi, vedendo Hitler che entrava a Parigi, ecco appunto, si faceva fotografare davanti al Trocadéro, sulla terrazza del Trocadéro davanti alla Tour Eiffel, avete presente quella foto iconica delle tragedie del Novecento, ecco, insieme agli altri si chiedettero loro e Bloch, tra gli altri, quindi un grande storico, ma dobbiamo dedurre quindi che la storia ci abbia ingannati, cioè non siamo stati capaci di fare qualcosa per prevedere l'esito tragico di una svastica, no? Che arriva sul cielo di Parigi e della civiltà europea in qualche modo. Ecco, questo penso che sia un ricordo che poi Bloch ha lasciato in un suo libro famoso, che oggi ci debba ammonire tutti di fronte a ciò che sta accadendo. Non dimentichiamoci dell'importanza della storia. E proprio questa è la prima riflessione, vale a dire che dobbiamo renderci conto che gli anniversari storici in sé sono meri accidenti della storia, no? In sé non significano nulla. Spaventa nacque nel 1822, sarebbe potuto nascere nel 20 o nel 25, quindi festeggeremmo, celebreremmo il suo bicentenario, no? Magari tra qualche anno. Il problema non sono quindi gli anniversari in sé, sono come noi li interpretiamo, come noi facciamo vivere questi anniversari, non in modo meramente celebrativo, ovviamente. Rifugiamo, l'ha detto il professor Trinchese, e sono totalmente in sintonia con lui. Ma, diciamo, la società civile tutta, nel discorso pubblico, come oggi dicono gli storici che amano queste locuzioni un po' immaginifiche, no? Nel discorso pubblico, che è quello che stiamo facendo in questo momento, quindi non solo tra gli storici, dobbiamo far sì che gli anniversari siano occasioni, ecco, per riportare in qualche modo la storia, il passato, alla riflessione comune, no? La seconda riflessione che vi propongo è questa: se l'avete credo compreso tutti, è stato in parte detto, la figura di Spaventa, appunto, anche Spaventa in sé, oso dire che ci interessa relativamente, no? Nel senso che Spaventa è stato uno dei grandi, ovviamente, della storia dell'Italia Unita, non soltanto dell'Ottocento, ma il senso della vicenda di Spaventa è se riusciamo appunto a collocarla dentro un contesto più ampio, dentro non solo il contesto dell'Italia dei primi decenni post-unitari, che sono stati così complicati, difficili, come è stato anche accennato, ma all'interno dei problemi strutturali di lungo periodo della storia unitaria italiana di questo nostro paese, spesso così tormentato da un punto di vista globale, complessivo, diciamo, ecco, senza usare aggettivi particolari. Quindi mi pare che il tentativo che facciamo con nel ricordare il bicentenario di Spaventa sia di riportare tutti a una visione unitaria della vita italiana, unitaria, tutti i 160 anni della nostra vita unitaria guardati nel loro complesso e nelle loro articolazioni, come dire, intersecate inestricabilmente tra loro, mentre invece molto spesso abbiamo, no, dei pezzi, diciamo, della storia d'Italia che guardiamo singolarmente, il periodo il risorgimento, quindi le origini dell'Italia unita, i decenni post-unitari, grande guerra, fascismo e così via, no? Non facendo altro in quel modo che rimarcare quelle tante faglie, chiamiamole così, faglie italiane, le faglie d'Italia, no? Per, come dire, come Fratelli d'Italia potremmo intitolare, no, una riflessione storica complessiva, le faglie d'Italia, nel senso che siamo pieni di faglie, no? Di momenti divisivi, di cesure con le quali non riusciamo ancora oggi, e siamo in pieno XXI secolo oramai, a fare pace, no? Uno in primis, per esempio, visto che parliamo di Spaventa, è proprio il Risorgimento, è stato anche in parte
detto, no? Siamo l'unico popolo europeo che non riesce a fare davvero pace con le proprie origini unitarie, no? Siamo divisi profondamente da quelle origini e così via, per non dire del fascismo, delle origini della Repubblica, guerra, resistenza, eccetera, eccetera. Di faglie ne abbiamo tante, dobbiamo, come dire, suturarle in qualche modo, no? Ma suturarle, come dire, non dall'alto ma attraverso la, sperabilmente, anche la cultura e l'educazione. L'altra riflessione generale che mi preme fare e che spaventa, ci ricorda il ruolo dei meridionali nella storia dell'Italia Unita. Questo mi sembra una questione non da poco, no? Appunto in quella visione unitaria e complessiva della vicenda nazionale tutta, no? Spaventa è partito, come sappiamo, da un piccolo paese nell'Abruzzo, diciamo meridionale, sotto la Maiella orientale, e per arrivare dove è arrivato, no? E tra l'altro incarnando quella singolare come dire, dato di fatto, che però è motivato ovviamente da ragioni storiche che qui non dico naturalmente per non perdere tempo, che ha visto moltissimi meridionali essere ministri soprattutto dei lavori pubblici e del occuparsi per esempio dei problemi infrastrutturali ferroviari di cui si è detto e che ancora oggi ci interessano e ci in qualche modo segnano ancora oggi. Attraversare l'Appennino in Italia è una questione non così irrilevante, però possiamo garantire noi che viviamo dalla parte, rispetto a Roma, come dire, meno nobile dell'Appennino, quella orientale, no? Siamo più o meno alla stessa latitudine, più o meno. Ma vi assicuro chi vive sulle due coste, diciamo così, lo sa molto bene, no? E chiudo, vado a finire, non mi voglio dilungare, proprio per lasciare la parola anche al senatore e ad altri eventualmente. L'altra riflessione però che vorrei fare è questa, che stiamo in realtà ragionando su quel crinale sempre scivoloso, delicato, controverso, eccetera, che sta tra storia e memoria, no? Perché in questo momento noi stiamo ragionando di storia, spaventa, il suo tempo, i suoi problemi, eccetera, ma applicando, no, le ragioni e la ratio, la razionalità, mai l'emotività, che molto spesso ci prende il sopravvento, come sappiamo, rispetto alla storia. Basta guardare le settimane che stiamo vivendo, dove l'emotività, ahimè, prevale piuttosto che la ratio. E stiamo ragionando di memoria rispetto a quella storia. No? Ogni generazione pone al passato domande differenti rispetto alle generazioni che l'hanno preceduta. È ovvio, perché cambia la storia, cambia il contesto, quindi noi adesso tocca a noi in qualche modo, diciamo generazioni più o meno a cavallo dei due millenni, guardare a spaventa al suo tempo ai problemi dell'Italia Unita in un certo modo, ponendoci domande magari differenti da quella che potevano porsi le generazioni degli anni 20 o dell'immediato secondo dopoguerra, per fare un esempio. E poi ultima riflessione, che non mi sembra, anche questa non mi sembra da trascurare, forse potrebbe emergere da qualcuno degli incontri futuri, e che spaventa, rappresenta bene, incarna bene simbolicamente, emblematicamente un passaggio storico rilevante che molto spesso viene dimenticato, cioè il passaggio storico tra baricentro napoletano a quello romano per tutta l'Italia centro-meridionale. Napoli, diciamo la città mondo, la capitale mondo, qualcuno ha detto che erano stati accomunati, spaventa, non ricordo Croce, dal fatto di andare a Napoli. Ovviamente, non poteva essere diversamente, no? Nel senso che Napoli era il centro attrattore, inevitabilmente davvero capitale mondo, fin troppo capitale mondo rispetto al corpaccione delle province meridionali che venivano così succhiate. Ed è uno dei grandi problemi di lungo periodo del Regno di Napoli, così succhiate dalla grande testa, diciamo, della capitale. Ecco, spaventa rappresenta simbolicamente questo, cioè è ancora Napoli in qualche modo la calamita, in qualche modo, no, dei cervelli, dell'intelligenza, eccetera, ma sta già cambiando il tempo, sta già cambiando la storia, e Roma si fa sempre più, dove oggi siamo, si fa sempre più capitale mondo, non lo so, questo non sta a me adesso dirlo, ma certamente baricentro storicamente differente con tutto ciò che ne consegue rispetto a Napoli. Grazie. Grazie a te, professore, per le tue considerazioni. La parola al senatore D'Alfonso, che ringraziamo ancora
per la sua affezione proprio alla esperienza di Spaventa, credo che possa dire che da bambino, appunto, ha avuto questo legame, di questo lo ringraziamo anche per il sostegno che continuamente ci dà. Grazie, caro senatore. Io ringrazio davvero gli organizzatori e coloro i quali hanno dispiegato tempo, coinvolgimento e intelligenza. Dico grazie al presidente Patroni Griffi per l'intervento che ha fatto, ma anche per la vicinanza che ha sempre dimostrato. E poi agli autorevoli intellettuali, accademici che hanno parlato. Con il professore Bonini ho anche avuto un rapporto, diciamo, sotto sopra, perché sono stato suo studente a Scienze Politiche a Teramo. Questo rapporto mi aiuterà anche ad introdurre quello che voglio dire su Spaventa, il rapporto sotto sopra, che è una grande questione della politica, delle istituzioni e anche dell'economia. Ringrazio anche il mio amico personale trinchese, Fimiani, e i tanti che senza intermittenza stanno aiutando questa esperienza, secondo me, di rinascita non solo abruzzese attorno all'insegnamento di Spaventa. Concordo anch'io che la storia sia una grande infrastruttura, serve a tutti e serve per tutto. Il contributo che io voglio dare, lo dico a Raffaele Bonanni, per quanto riguarda questa giornata e l'itinerario che faremo insieme in questi 2 anni che saranno interessanti, fruttuosi, è un contributo che si sviluppa attraverso la lettura di 3 coppie tematiche. La prima coppia tematica è una coppia tematica che si dà per scontato, ma che secondo me non si deve dare per scontata. Anche nelle aule parlamentari si dà per scontata. La coppia tematica legalità-legittimità. Qui riconosco alcuni magistrati che hanno servito il Paese, magistrati della giurisdizione amministrativa, ma riconosco anche servitori di istituzioni parlamentari che hanno molto da aiutarmi e da suggerirmi. La coppia legalità-legittimità, che dicevo si dà per scontata, noi la dovremmo di nuovo reindagare, a partire anche dalle luci che ci ha donato Silvio Spaventa. Immagino di parlare ad un pubblico di studenti dell'ultima parte della settimana. È sicuro che la legislazione, quando produce legalità, non abbia bisogno di ritrovare gli elementi portanti della legittimità? Silvio Spaventa, quando ha dato il suo contributo militante, realizzatore, nel fare l'Italia Unita che noi stiamo rifotografando e riconoscendo, aveva con chiarezza questa distinzione. La legittimità è il non detto di ciò che si dice dal punto di vista della legislazione che produce legalità. Un'attività deliberativa di un luogo deputato al diritto positivo può arrivare a rendere legale tutto. Lo ripeto, un'attività deliberativa di uno spazio che produce diritto positivo può arrivare a rendere legale e sostenibile tutto. Omettendo la cultura del limite, omettendo l'invalicabilità che alcuni grandi valori che noi abbiamo, che però se non coltiviamo, noi con facilità riusciamo a demolire e a scavalcare. Per esempio, questo è un tempo nel quale anche dall'Europa ci arriva questa illuminazione sulla categoria concetto della dignità. La dignità della persona. La dignità anche di alcune personalità giuridiche. Ma la dignità, per sussumerla, c'è bisogno di sapere con esattezza che sta nella cifra della legittimità del patrimonio culturale di un paese, di una nazione. Quando Silvio Spaventa ragionava sull'accoppiamento tra consenso e ragione, voleva evidenziare come il consenso porta con sé anche indebolimento, debolezza, laddove invece la ragione porta la tutela, la conservazione di ciò che deve durare, permanere, per esempio
la storia della libertà come storia della ragione. Così come, permettetemi, attualizziamo rispetto ai problemi e alle fragilità che abbiamo d'oggi la coppia rappresentatività da una parte e sforzo di governo dall'altra. Non è vero che tutto ciò che è veicolabile attraverso la rappresentatività meriti la dignità della collocazione di governo. Se non si tiene a mente questa coppia, è chiaro che poi c'è il rischio che tutto venga reso lecito, anche ciò che viene chiesto dal popolo di Barabba. Faccio un esempio proprio prestandomi a saccheggiare l'esperienza politica, culturale, filosofica, di pensiero giuridico di Spaventa. Quando lui intuisce il bisogno, non solo in Italia, della ferroviarizzazione, lui espressione riconosciuta della destra storica, quindi esigente sul piano della libertà e del pensiero liberale, e si trova quella popolazione di soggetti privati che realizzavano trasporto ferroviario, soprattutto toscani, sapeva che porsi il problema di una legge nazionale che facesse la nazionalizzazione delle ferrovie avrebbe creato problemi ai rapporti di consenso con quella regione, più di tutto con quegli imprenditori di quella regione, e sapeva che si rompeva il circuito tra consenso e ragione. La ragione poneva l'esigenza di una società nazionale delle ferrovie. Lui però seppe far prevalere quella ragione rispetto alle spinte di consenso di mondi che conosceva bene. Dovrei dirvi un particolare che forse sfugge anche agli storici, perché è quasi particolarismo del depositato cartaceo dell'amministrazione. Il direttore generale che venne scelto per la Società Nazionale delle Ferrovie non era abruzzese, per fortuna, era della Sicilia, l'ingegner Riccardo Lombardi, che nulla aveva a che fare con il Lombardi più noto degli anni 60, socialista e riformatore. Così come mi convince molto tutto il percorso che lui fece per arrivare a proporre, a difendere e a far funzionare la quarta sezione del Consiglio di Stato, che, mi sia permesso dire, da tecnico, anche con un po' di libertà espressiva, in quel momento forse rappresentava la punta più avanzata della risposta alla domanda di giurisdizione che ponesse limiti allo Stato sovrano che correva il rischio di diventare Leviatano. La quarta sezione del Consiglio di Stato è stato da allora e sempre di più il luogo dove si misuravano le ragioni individuali con le ragioni della collettività impersonate dallo Stato e dalla statualità. Io sono molto appassionato del percorso che ha fatto questo gigante del pensiero filosofico, giuridico, istituzionale e politico proveniente da un piccolissimo paese. Mi porrei una domanda proprio da giornalismo dell'automobile. Come è stato possibile, con l'impedimento delle comunicazioni culturali, non c'era la rete, non c'era il digitale, non c'era la facilità di circuito anche librario, come è stato possibile che un isolamento così impegnativo quale quello di Bomba in provincia di Chieti, in Abruzzo, potesse addirittura collocare così tanta intelligenza nel capire in anticipo e poi nel determinare risposte a ciò che quelle esigenze avvertite imponevano? Il superamento, mi permettano i magistrati presenti e tutti gli esperti autorevoli che sono qui, ma il superamento, diciamo, della categoria persona fisica rispetto alla riflessione adeguatissima sulla personalità giuridica. Ci sono pagine straordinarie che lui scrive sul Nazionale per far capire come la partita riguardava proprio la personificazione giuridica dello Stato, superando l'individualità decadente che tanto aveva causato sul piano del parlamentarismo.
come fa ad intuire tutto questo? Con quali letture, con quale combattimento culturale? Certo, i suoi viaggi, certo, ma riconosciamo la grandezza di questo sforzo. Uno studioso di legittimità dal punto di vista della filosofia politica ci ha lasciato in eredità che i geni invisibili sovrintendono alle città, Guglielmo Ferrero, i geni invisibili. Ecco, lui aveva la consapevolezza che la consistenza della legittimità di una nazione si nutrisse proprio di geni invisibili, venisse salvaguardata da quei geni invisibili. Come onorare questo grande patrimonio che, se lo volessimo proprio rubricare, l'unificazione lo ha visto militante, combattente, scrittore, corsaro, avrebbe detto Pasolini. Lo ha riconosciuto il presidente Napolitano mettendolo accanto a Cavour. Quando abbiamo festeggiato i 150 anni dell'Italia Unita, Napolitano, presidente della Repubblica, riconobbe a Silvio Spaventa questo livello di centralità. Accanto a Cavour è stato tra i primi protagonisti dell'unificazione. L'unificazione, la giustizia amministrativa concepita come infrastruttura del vivere civile, il rapporto tendenzialmente paritetico tra cittadino e Stato, il superamento della dimensione mostruosa accettata dello Stato. Io vengo da un paese, alle falde della Maiella, dove per tanti anni, proveniente questo da prima dell'Italia Unita e poi consolidatosi con l'unificazione del nostro paese, il salutarsi, sapete come si realizzava? C'era un modo di dire come sta la pratica, come va la pratica. Perché appena dopo fatta l'Italia Unita si erano precisati i doveri, ma erano ancora incerti i diritti. E si sapeva che ogni diritto doveva seguire un procedimento, una pratica. E per decenni, addirittura per secoli, per un secolo e mezzo, io mi ricordo la mia bisnonna, quando salutava diceva ai vicini come va la pratica, perché era la pratica di rinnovo delle terre civiche. Quindi c'era uno Stato talmente grande che diventava gonfio, che per forza poneva l'esigenza di una misurazione dei suoi limiti. Non lo devo spiegare a tanta qualità presente in platea, però per me significa soddisfazione poterlo rivendicare che è accaduto ad opera di un progetto di vita di una piccola regione, con pochi abitanti, con poche opportunità di circolazione delle idee. Non c'erano i caffè di Milano, della Lombardia. Non c'era l'editoria delle grandi città. Certo, c'era Napoli, ma non a portata di mano, a portata di sguardo lontano, ma non a portata di prossimità. Come onorare questi, diciamo, 200 anni che ci separano dalla sua nascita e come fertilizzare il suo insegnamento? Pensate voi a quanto dobbiamo fare sul piano di infrastrutture che donino ancora parità di opportunità. Oggi abbiamo ricevuto in Commissione Finanze e Affari Europei la commissaria per le finanze dell'Europa. E abbiamo posto anche a lei il tema che l'Europa nella quale viviamo è regolata sì dalla competizione, ma anche dalla coesione. E dire coesione significa dire infrastrutture. Quando fece la battaglia sull'infrastruttura ferrata del paese, perché aveva capito che non sarebbe stata un'altra guerra a unificare, ma sarebbero state le infrastrutture stradali e ferroviarie, e oggi si chiama digitalizzazione ovunque. E non c'è ovunque, deve diventare una priorità per davvero. Quindi come onorare? Intanto rivolgendoci alle giovani generazioni, per rendere certo che mai più Silvio Spaventa venga confuso con il pur meritevole Luigi Spaventa, pur meritevole. È accaduto questo a livello di giovani generazioni, ma mi ricordo un collega del professore Tonini, lo storico della filosofia Rocco Buttiglione, entrando all'università disse: Maritain, nessuno organizzò curiosità e interesse, poi disse cacao meravigliao e tutti, diciamo, sorrisero per dire che avevano capito ciò di cui stava parlando il professore Buttiglione.
noi dobbiamo aiutare la memoria di Spaventa, perché una nazione è ciò che ha fatto quella nazione, ciò che ha concepito, anche ciò che ha stabilito come limiti insuperabili. Queste iniziative secondo me ci aiuteranno a metterci in cammino verso il futuro. Un grande grazie agli accademici che ci stanno accompagnando, e poi facciamo ogni sforzo per fare in modo che le giovani generazioni possano sapere, conoscere e nutrirsi. Grazie, senatore. La questione della coppia a cui facevi riferimento è un elemento assai importante per curare la democrazia italiana. La supremazia della filosofia democratica, lo sai, si afferma proprio sapendo gestire il consenso senza venir meno alla responsabilità di considerare la filosofia più intima della democrazia, appunto quella di rendere i cittadini uguali. Questo è il fine principale della democrazia. Grazie, grazie. Ringrazio anche il professor D'Andrea, Giampaolo D'Andrea, che ci ha aiutato moltissimo in questo itinerario presso il Ministero della Cultura. E voglio ringraziare anche non solo YouTube, gli amici appunto che sono impegnati qui nel Senato per propagandare appunto anche questo evento, che è un viatico importante, abbiamo detto, per l'iniziativa che durerà quasi 2 anni. Ma voglio ringraziare anche, quindi troverete anche presso YouTube e altri diffusori di notizie, e voglio ringraziare anche la Radio Radicale, che trasmetterà, si è impegnata a trasmettere non solo questo evento, ma tutti gli eventi che faremo nel corso del biennio. In questo modo anche Radio Radicale vuole onorare un maestro, anche per la loro filosofia, un maestro di politica, di filosofia, di patriota. Grazie. Grazie a tutti per questa iniziativa e per... Sì, stavo...